Lo stromo. Maurizio, mi ricorda un po' casa tua. Perché? No, non so. Perché c'è la casa per di per questa escape, siccome siamo buoni e cari, ne mettiamo in palio quattro parole. Quindi sarà difficilissimo. Questo è mio cugino, no? Allora, amici, siete a bordo di un veliero pirata. E fin qui ci siamo. È abbastanza chiaro. Più precisamente vi trovate nella grande cabina del vecchio capitano, che come vedete il capitano diciamo non è proprio in gran forma, ecco. No, diciamo è ma dimagrito. Non perdetevi d'animo, tra i segreti del capitano troverete anche la vostra via d'uscita, perciò buona navigazione marinai. Ok, basta così. Ma questi sì, sono gli aiuti. Sì. Allora, cominciamo a capire. Il codice è numerico, questo non cerchiamo delle lettere ma dei numeri. Abbiamo candele, soldi. Ci sono, questi non sono veri. Allora, nel capitano troviamo. Allora, qui c'è un medaglione che potrebbe magari dirci qualcosa. Che potrebbe essere un'indicazione. E qua c'è una pergamena che forse. Che forse però non so aprire. Che. Capito, questa pergamena. No, però possiamo toccare. Se non c'è nulla, la possiamo prendere. Può anche aprire. Vediamo se è una pergamena che dice qualcosa. Permetti. Cominciamo a vedere. È la mappa del tesoro. Punta maledetta. Oh, qua dice, lui senza periglio navigava, schivando flutti, flotte e anche una piovra, trovando al fin la meta che cercava lassù, in località color di fava. Color di fava. Color di fava non avrei saputo scegliere meglio. No, ma date la posizione. Cioè, questa cosa mi sembra una cosa. Allora dico, color di fava consiglio, dovrebbe essere vero. Consiglio, però... potete poggiare per terra la mappa. Ok. Okay. Scusa, color di fava? Mettete qualcosa per fermarla. Mettete qualcosa per fermarla. Vai all'Olimpica, possiamo toccare delle robe, quindi. Io penso che due candele le possiamo prendere, esatto, ma brava. Ma non so se come dai, sono. Così la guardiamo bene. Facciamo così, va, così, mettili. Una là. Tieni. Eccoci qua, una là. Analizziamo il testo. Ok. Facciamo la parafrasi, come si faceva a scuola. E lui, senza paura, navigava, schivava i flutti e le flotte. E anche una piovra. E poi una piovra. I flutti. Allora, qua sono i flutti, ecco, le onde e le flotte. Le flotte sono le barche. Eccole. E ce l'abbiamo quindi di bisogna qua. Fare un percorso. E la piovra cos'è, Peppe? La piovra è il pulpo, là. La piovra. E lui, senza periglio, navigava, schivando flutti e flotte di nave da lì. E poi anche la piovra. Quindi la piovra. Scusate ragazzi, ma c'è anche un forziere lì. Sì. No, allora qui c'è un forziere e questo con lucchetto. Con un lucchetto. Ma okay. Questo lucchetto. Quindi va trovata una chiave. Questo è un lucchetto, non è numerico, non è con le lettere. Bisogna spostare, andare su e in giù a seconda delle direzioni. Quindi direzionale. È direzionale. Il color di fava qual è? Verde. Allora, dovrebbe essere il colore. Dovrebbe essere questo. Sì. Giusto? Quindi dovremmo fare color di fava. Il forziere è là comunque. Quindi seguite la filastrocca. Rileggete la filastrocca. Guardate i colori. E lui senza periglio navigava schivando flutti e flotte, quindi ecco. Partiva da qui. Da qui. Partiva da l'isola dei morti, partiva. Schivando. Flutti e flotte, ok, arriva. Sì. Anche la piovra schiva e arriva all'impiccato. Si è impiccato lui, sì, questo è l'impiccato. Vabbè ragazzi, io mi trovo un angolo dove dormire tranquillo. Esatto, ma già arrivo, già. Fermati. Molto brutto. Chiedo scusa, ma su arriva questo lucchetto ci sono ABC... E un, due, tre, DF. Potrete vedere la puntata intera su RaiPlay. Secondo me... Posso vedere, scusate, il percorso che state facendo perché non mi è chiaro. Allora si parte da qua, no? Da dove? Morti. Sì. Poi evitando l'isola flotte, flutti, vai qua. La piovra. Eviti anche la piovra perché la schiva. Esatto. Alla baia dell'impiccato. Esatto. Qual è l'impiccato? Siccome è mi lui... fate tenerezza, vi regaliamo un aiuto, guarda. È lui l'impiccato. No, ma gemelli. Dovete Peppe, chiedere. Sarebbe l'aiuto è Peppe? No, i gemelli. Attenzione, eh. Allora vabbè. Viva la mappa, a volte è meglio far la strada più lunga. Se passi dove c'è la piovra ti agguata e il mare sta in bufera. Viva la mappa, per far raggiungere il forziere al pirata. Sulle caselle buone la camminata ti conviene effettuare. Il caselle vuote. Sì, sono non queste le caselle. Il pavimento. Sì, ma lo sto riportando alla stanza. Mi domando 3, 4, 5, 6. Guardate quel simbolo in alto a destra che sembra una... Sì,
questa è la mappa. Sì, allora, aspetta, ecco qua. Ecco. Bravo, è il lucchetto. È una direzione che bisogna prendere. Essendo questo che c'ha la possibilità di fare sopra, destra, sinistra e sotto. Bravo. Sì. Bisogna partire la prima volta e andare verso destra. C'è un'insidia però, ve lo dico. C'è un'insidia, eh? Sì. Dovete stare attenti a questi calcoli che fate. Allora, proviamo un po'. Vai verso Partiamo verso destra. Io ci provo. Vabbè, stiamo guardando così. Fatto. Verso destra. Poi, primo passo è verso destra. Il secondo passo è ancora verso destra, giusto? La seconda casella. Mettici una candela così. No, mettiamo le monete. Facciamo le monete, il percorso. Vai. Scusate, io cerco di essere un po' allora, intelligente. Quindi quanti quadratini verso destra? Non ho capito. Due. Abbiamo fatto due. Metto anche il secondo a destra. Due. Vai. Poi, e c'è la piovra. E poi uno sopra. Però la piovra la schippiamo. No, come uno? Andiamo sopra. Dobbiamo salire qua. Sopra quanti? Uno, due. Due volte sopra. Potete non urlare che la prima fila dorme. Allora, due volte sopra. Uno e due. Poi una volta a destra. Una volta a destra. E una. Una volta a destra, aspettate che lo faccio, una volta a destra e poi sopra. Due volte in alto. Due volte una. Sopra. E no, dovremmo essere arrivati a raggiungere qua due. Vedi? E andiamo! Questa è la difficile. No, ma scusate, io non è che voglio dire, e non parlo di Eleanor, ma voglio parlare di quegli altri due giovanotti. Rendiamoci conto un attimo della adesso differenza. Adesso il baule è diventato cassa grande. Andiamo tutti e tre, vai. Vi ricordo che non giocate gli uni contro gli altri. Vai. Era una premessa fatta all'inizio. No, ma io stavo parlando di così. Allora, c'è il pigiama del capitano. C'è il ricordino dei vestiti. Ci sono dei vestiti che qualcuno dovrà indossare. Pensavo fosse Peppe per un attimo. Johnny Pepp. Vedete che orrore ci tocca. Forse dobbiamo vestire lo scheletro. Probabilmente sì. Vestiamo lo scheletro oppure entra Peppe. Lo scheletro ha una M. Qui vediamo dal video che sta iniziando a delicare nella parte. Ma che? Ma scusa, che cos'è? Sono le pezze, queste sono le famose pezze. Questo è quando fa fatti. Guardate, guardate. Aspetti, i colori. La foto. L'avete buttata, l'avete bruciata, che avete fatto? Dov'è la foto? Vediamo un po' come devono andare. Chi è quella figura lì nella foto? Peppe. E quindi lo dobbiamo vestire così. Cioè, l'ho detto, dobbiamo vestire. E come vuoi vestirlo, da sposa? Non lo so io. Questa è la mano. Scusate, qua siamo in guaia. Questo non capisce che cos'è la mano. Ma perché ce l'hai in una maniera particolare, magari. Quello faceva, e questo che cos'è? La mano. Chiedeva che cos'è qui. Pensate l'aiuto. Senti, non parla più. Ci sono altri vestiti, guardate bene dentro. Ma Mario, ci sono altri vestiti nella cassa. Scusa, che non state considerando. Qui stiamo facendo confusione. Allora, Maurizio, la Mario, Simone, ascoltate. Ascoltate. State attenti. Dalla foto copiamo l'outfit del capitano. Nudo e un po' magrolino, ci vorrebbe un vestitino. Una giacca infilando, il pantalone allacciando. Ma state attenti al bacino che se sfonda il manichino. Allora, siamo arrivati al punto che gli unici che ne escono bene sono loro. Perde le mutande. Aspetta un attimo, è rimasta una posizione critica. Capita che perdano le mutande a un certo punto. Vi diamo un minuto di tempo per vestire il capitano, dopodiché considerate persa anche questa. La chiameremo la settimana della moda. Ma questi che sono? 50 secondi! Lo stiamo preparando, ragazzi. Bella! 46, 42, ma vedete che... dai, ragazzi! 43, dai, facciamo 42, finta di tifare adesso. 41. Esatto. Casa grande è pure preso un duro. Aspetti, imbecille, la stessa. Dammi questo non si tiene. Dai, 33 secondi. Ma il cappello? Sta perdendo, casa grande, scendi da questo cubito. 29, 28, 27, 26. Dai, ragazzi. Il cappello c'è. Ce l'ha in testa, Dai, il cappello ce l'abbiamo. 18 secondi a Capodanno. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
grazie per i vestiti. Da nudo faceva freddo. Bevete alla mia salute in giro per il mondo. E non sbagliate bottiglia. La bottiglia sul tavolo, ragazzi! Bottiglia sul tavolo. La bottiglia, esatto, questa bottiglia! È caduto qualcosa, ragazzi! Gli è caduta la mascella, gli fate schifo! Eccola! Ecco la chiave! C'è la chiave di chi? Dove ce l'avevo io? Ce l'avevo Maurizio! No, quando mai? Eccola qua! Oh, quando mai? Ok, ecco, apriamo! Apri! Nata bottiglia! Piano! C'è il codice! Attenzione che si è rotta, non ci ormai facciamo ormai sono male. Così nervoso che questo mi eccito per niente. Però, è buono questo. Guarda qua, guarda. Spaccala! Rompila! La possiamo rompere? Spaccala! C'è la miseria. La violenza, ma perché? Eccoci qua. Posso mettere? Vai, facciamolo che te si muove. Vediamo se è giusto. Uno. Quattro. Uno. Uno. Otto. Tre. Bravi ragazzi, bravi. C'è chi si bravi di noi. Bravi. 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 Bravi.